pensavo di essermi liberato di Mozza per sempre. Me lo immaginavo in Spagna, felice, a rivendersi i suoi romanzi a loro che sono romanticoni. Me lo immaginavo a fare Ciao Darwin felicemente, che lo adoro, e trash lo adoro, sta benissimo Mozza a fare il trash. Ma invece no, questo succede nel 2019. Netflix, invece che fare un'altra serie sui narcotrafficanti o sui cavalli depressi, come dovrebbe fare, annuncia tre serie italiane, fra cui questa. Non ha ancora un titolo, ma sarà un adattamento di 3 metri sopra il cielo. Ma adattamento in che senso? I'm glad you asked! Sarà una serie, prima di tutto. Sarà ambientata sulla costa adriatica e i protagonisti si chiameranno Sally e Ale, non Step e Babi. Una serie su 3 metri sopra il cielo! Sapete cosa cazzo vuol dire? Le serie non sono come i film, che ne fai uno, lo vedi, bello il film, poi chi si è visto, no! Le serie vanno avanti, durano 1 ora ad episodio e ne fanno 10 di episodi in ogni serie, e una volta che è finita una stagione, non è che finisce lì, no, se va bene incomincia un'altra stagione, quindi non è che fanno una stagione di 3 metri sopra il cielo, no, magari sta roba piacerà, quindi fanno 10 stagioni di 3 metri sopra il cielo, perché c'ha anche 2 seguiti, cioè Ho voglia di te, quel 3 volte te che non so che cazzo ci sia dietro, e quindi sta roba può andare avanti a lungo, e io volevo chiudere con Mozza, ma non è che lo dico per scherzo, oh, a me piace recensire Mozza, no, io mi sono stufato di recensire Mozza, davvero, volevo chiudere, ero felice 2 anni fa, ho finito, dai, tanto Non c'è campo non lo fa, ha fatto Non c'è campo e adesso wow, serie su 3 metri sopra il cielo. Ok, calma, calma, calma. Per me sarebbe impossibile comunque ignorare questa serie. Ho giurato di fare qualsiasi prodotto di Mozza in Italia o basato sui suoi libri, quindi lo farò. Mi ero messo questa scusa per evitarmi la roba spagnola, ma fanno una serie in Italia, dovrò recensirla. Comunque, devo dire che vedo anche alcune cose interessanti nell'annuncio. La cosa più interessante per me è che si tratta di un remake, e per una volta fanno un remake su qualcosa che non era tanto buono, invece che qualcosa di bello ed epocale. Sì, lo so che per le 14enni di allora 3 metri sopra il cielo era bello ed epocale, ma fatemene una ragione, oggi fa schifo, davvero, è meglio se non lo rivedete. Nelle pieghe del primo 3 metri sopra il cielo, comunque, la parte su cui non si concentra Mozza, stranamente, credo di averlo detto anche nella mia recensione, c'è qualcosina di interessante. Quell'atmosfera con le corse notturne clandestine, i bulli un po' fuori legge, quelli erano una parte della storia che mi piaceva. La morte di Pollo poi è quella che ha più senso in tutta la narrativa di Mozza, fra le sue morti a casaccio è sicuramente la più interessante, e devo anche dargli credito rispetto alle storie che ha fatto anche successivamente, è ammirevole che la storia sia finita male. Il finale brutto non l'ha più fatto da nessuna parte, ci ha provato in Amore 14, ma lì non c'entrava nulla con il tono della storia. C'è comunque un'altra parte dell'annuncio che mi interessa. Si gira nella costa adriatica e, beh, è a 2 passi da San Marino, dove abito io. Quindi io lancio la mia proposta a Netflix e a Cattleya, la casa produttrice. Fatemi entrare a far parte di questa serie! Davvero, ho recensito i film di Mozza per 9 anni, ho mantenuto vivo il mito dei suoi personaggi fra persone che non si sarebbero mai viste le sue opere. L'ho incontrato, ci siamo scambiati un abbraccio mascolino, l'ho intervistato, così ho fatto conoscere la sua visione del mondo ai suoi odiatori. E se mi dite che fate un remake di 3 metri sopra il cielo, io ci voglio entrare! Non dico di voler interpretare uno dei personaggi principali, anche se vi farei un negro da paura. Io non lo interpreto, sono lui. No, no, il negro, il personaggio di Mozza, non un negro, non sono razzista. No, Facebook non è incitamento all'odio razziale. No, YouTube, non bloccarmi il video. Scherzi a parte, mi accontenterei di fare un cameino minuscolo. Sarebbe divertente e mi darebbe un motivo vero per vedere la serie. In ogni caso, sarebbe divertente fare una recensione incazzata di qualcosa in cui ci sono io stesso dentro. Ma magari chi lo sa, forse la recensione non dovrà nemmeno essere cattiva per forza. Forse sì, forse no, forse questo sarà un buon prodotto, ma prendendomi al suo interno, io sarei sicuro che state facendo un passo avanti verso la modernità.
Avete bisogno di dimostrare che questa serie sarà qualcosa di diverso rispetto a ciò che è stato fatto prima su Mozza. Avete bisogno di distanziarvi dal passato. I commenti finora non ve l'hanno accolta benissimo. Io comunque, con tutto il mio amore e odio verso il mondo di Mozza, ci sono. Sono pronto a farne parte. Forse mi sono montato la testa, forse non ci credo più come una volta, forse mi sono venduto. Pensatela veramente come vi pare. Per me sarebbe semplicemente divertente. Sto facendo i miei tentativi per contattare Netflix e la casa di produzione e chissà, magari andranno a buon fine. Forse si scoprirà che era un pesce d'aprile anticipato, ma non credo, altrimenti... Eccomi qua, ci sono cascato, la prima vittima. E comunque vi giuro, non mi interessa avere un ruolo importante, giusto qualcosina che possiate riconoscere voi che mi seguite, proprio una piccola cosa, una brevissima apparizione. A me piacerebbe farne parte, in minima parte davvero. E se l'idea piace anche voi, magari fatevi sentire con Netflix quando parla di questa serie. Per me sarebbe lo step finale. Adesso, visto che ci sarà il nuovo step, chissà come si chiamerà, forse tapis roulant, ciclette, se mi rubano ciclette, l'avevo inventato io, ciclette. Che altri attrezzi ci sono? C'è la barra, no, per sollevare i pesi, no, i cavi, non so come si potrà chiamare il nuovo step, dovrebbero metterlo a sondaggio.